Torna Start Point, la vetrina che mette in mostra i lavori dei giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Oltre 50 artisti per un intenso programma di mostre, installazioni e performance da venerdì 6 a sabato 28 giugno. Lo dice il titolo stesso della manifestazione, Start Point, cioè punto di partenza. E in questo caso è proprio una forma di promozione, è il lancio delle eccellenze selezionate attraverso una commissione di curatori. Tra l'altro, per la prima volta abbiamo due artisti esterni che sono stati chiamati a collaborare nella cura dell'evento, e quindi in qualche modo sì, un mostrare alla città che come si lavora in accademia, con quali risultati e con quali obiettivi. Il progetto, dal titolo Segno contemporaneo, soggetti, materiali, espressioni, approfondisce il tema del disegno e si concentra sullo spazio come soggetto. Gli ambienti espositivi disegnano una mappa ideale nella quale il disegno diventa la traccia dell'intervento dell'artista con il luogo. In primo piano i lavori di giovani artisti stranieri sui temi dell'integrazione, della territorialità, della contaminazione culturale. C'è una grande capacità di approfondimento del fatto artistico, una conoscenza dei linguaggi multimediali e che fatti trovano radice proprio nel disegno. Ecco perché la mostra è la volontà di fare il punto proprio su questo, cioè i tempi cambiano, le tecnologie si aggiornano, l'arte si fa in tanti modi, però poi alla fine il disegno è la radice dell'arte. Fatto in maniera diversa, il disegno come denominatore comune che sta dietro un'opera, una scultura, un'installazione, a un video, qualsiasi genere artistico venga praticato. L'Accademia di Belle Arti di Via Ricasoli è il palcoscenico per raccontare l'anno di lavoro della scuola che attira a Firenze studenti provenienti da ogni parte del mondo. Cioè, ormai dobbiamo prendere atto che l'Accademia di Firenze è in Europa e che quindi che ha necessità di rapportarsi con le altre accademie europee. Ma l'Accademia di Firenze è anche un luogo di attrazione verso alcune civiltà e culture radicalmente diverse. Per esempio, noi abbiamo 300 studenti cinesi, cioè vi è attraverso i progetti Turandot, Marco Polo, vi è questa richiesta molto forte da parte di numerosissime college e accademie cinesi di venire a fare percorsi di secondo livello, ma anche di primo livello qui da noi.